Concludo, gli impegni che chiediamo al governo, del quale abbiamo apprezzato la linea di azione delineata in questo mese, gli obiettivi a più lunga scadenza che il presidente Renzi ha indicato, sono concreti e possibili. Il gruppo del Partito Democratico sente forte la responsabilità di dare risposte sollecite con serietà e trasparenza, dare fiducia, speranze e certezza alle popolazioni, alle imprese, agli amministratori locali, ai quali non ci stancheremo mai di dire grazie. La dignità con cui i cittadini di queste regioni, tante volte martoriati da eventi calamitosi, hanno saputo reagire, la coesione sociale forte che c'è in queste aree, la capacità, il coraggio, la tenacia della gente sono un grande stimolo per noi tutti per fare bene e fare presto. Il nostro impegno per ricostruire questo quanto il sisma ha distrutto, per prevenire altre tragedie, non verrà mai meno e sarà uno degli obiettivi prioritari per tutto il gruppo parlamentare, per il partito, per i suoi amministratori ad ogni livello. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Rampelli, che illustrerà anche la sua mozione 1.1344. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, quasi Sindaco. Le chiedo preliminarmente, ove Onorevole fosse Rampelli, la prego, possibile, grazie. se può avvisarmi al conseguimento dei 10 minuti, anzi se può proprio interrompermi, in modo tale che possa mantenere i 10 minuti per la dichiarazione di voto integri. Grazie, quindi insomma cominciamo da qui a far correre il cronometro se possibile. Colleghi deputati, noi abbiamo presentato questa mozione, l'avevamo annunciato settimane fa, non per metterci come al solito nelle condizioni di fare l'analisi critica di quello che è accaduto nel sisma tragico del 24 di agosto nel centro Italia che ha colpito, come abbiamo avuto modo di riscontrare, la Regione Lazio, la Regione Marche, la Regione Umbria, tutta quella fascia appenninica che è storicamente fragile. L'abbiamo fatto perché era nostra intenzione dare corso ad alcune dichiarazioni anche, quindi in punta di convergenza tra diverse forze politiche, governo compreso, e cercare di individuare un percorso che potesse trasformare i gargarismi sulla prevenzione agli eventi sismici in fatti concreti. Parto da un presupposto che è noto a tutti, quello che l'Italia, per la sua configurazione geomorfologica, è esattamente collocata nel punto di convergenza tra la placca africana e la placca euroasiatica. E questo è il motivo per cui negli ultimi 110 anni abbiamo avuto la bellezza di 60 terremoti. Siamo ampiamente avvisati. Non possiamo avere la presunzione, perché questo è incalcolabile, di sapere in quale giorno di quale anno e in quale luogo specifico ci sarà un evento simile a quello del 24 di agosto o a quello del 2002 o a tutti gli altri che sono stati ampiamente citati dai colleghi, ma sicuramente sappiamo che ci saranno altri terremoti perché l'Italia è la terra nell'Unione Europea maggiormente soggetta a questo genere di fenomeni. Di più, sappiamo dal 2003, dall'ordinanza dell'allora Presidente del Consiglio, che il nostro territorio si può dividere in quattro aree di rischio. C'è una zona 1 ad alto rischio, che comprende 708 comuni, c'è una zona a medio rischio, la zona 2, che comprende circa 2.340 comuni, c'è una zona a rischio più modesto che comprende 1.560 comuni e queste tre sono le zone, diciamo così, maggiormente da attenzionare. E poi c'è una quarta zona a rischio molto basso che comprende circa 3.500 comuni. Ricordo a me stesso che i comuni in Italia sono circa 8.000 e che l'incidenza tra alta, media e comunque consistente fascia di rischio è una cifra che supera abbondantemente la metà. Dunque, se la Presidenza del Consiglio dell'epoca, che poi nel 2006 è stata con altra ordinanza aggiornata e ha consentito di mappare meglio queste aree di rischio, hanno pensato di fare questo egregio e utile lavoro, gioco forza,
Conseguentemente noi dobbiamo mettere quelle persone, quelle famiglie che sanno di avere la propria abitazione in un'area ad alto, a medio o comunque a consistente rischio sismico, di lavorare per salvare la pelle. Perché la prima necessità di cui si deve far carico uno Stato, secondo la propria Costituzione, che lo vincola alla tutela della salute e della vita dei propri cittadini, è quella o di intervenire per fare una enorme e probabilmente inverosimile, impossibile, voglia, ho ascoltato io gli interventi, vorrei sapere dov'è che potranno mai uscire fuori le risorse per fare appunto un consolidamento statico di tutti gli edifici ricadenti in aree a rischio o addirittura degli interventi idrogeologici. Ci vorrebbero centinaia di miliardi e impiegherebbero secoli, probabilmente non decenni, ma almeno un secolo. Quello che noi possiamo fare, se vogliamo essere conseguenziali rispetto agli avvisi dati ai cittadini che vivono in queste aree sismiche, è azzerare le tasse in cambio di lavori di ristrutturazione che prevedano una messa in sicurezza seguendo le norme antisismiche. Questa è l'unica cosa che possiamo fare oggi per domani. C'è una fase sicuramente, sottosegretario, emergenziale, che ci impone, e lo dobbiamo fare con tutti i crismi, all'insegna dell'efficienza, della velocità, della sobrietà. C'è una fase della ricostruzione che vale per Amatrice, per Arquata, vale per Accumoli, vale per tutte le tante frazioni, ognuna delle quali ha il diritto, e noi abbiamo il dovere di consentirlo, di ricostruirsi, di vivere di luce propria, di rispettare nella ricostruzione i caratteri stilistici, urbanistici, architettonici, perché una ragione, l'unica ragione per la quale ancora popolazioni legate per motivi storici a quelle località lì tornano, è proprio per le condizioni ambientali, storiche, appunto, le tradizioni che verrebbero meno nel caso in cui invece si decidesse di ricostruire dei nuovi insediamenti moderni che appunto snaturerebbero i luoghi e gli strapperebbero letteralmente l'anima e quindi cancellerebbero il motivo stesso per essere frequentati sia da chi ci è affezionato sia da turisti occasionali. Questa è l'emergenza e nell'emergenza noi abbiamo collocato le nostre proposte, come era ovvio e giusto che fosse, anche queste di assoluto buonsenso. Per esempio, tutti sappiamo che fra le gigantesche, enormi e numerose opere pubbliche previste, le grandi infrastrutture e le medie infrastrutture dal governo italiano, dai governi italiani, c'è un evidente conflitto rispetto alla capienza delle casse dello Stato stesso. Noi dobbiamo dare priorità alla realizzazione di quelle opere ricadenti nelle aree sismiche. Noi non possiamo farle tutte. Ci vuole un criterio oggettivo. E il criterio oggettivo, comprensibile quindi a ogni latitudine geografica, a ogni regione, a ogni provincia, a ogni comune, a ogni categoria sociale, un criterio oggettivo è dare priorità alla realizzazione di queste infrastrutture nelle aree sismiche, perché non è vero che gli interventi di soccorso sono stati tempestivi e non per colpa dei vigili del fuoco, della protezione civile o dei volontari o dell'area 618 o della Croce Rossa. Non sono stati tempestivi perché è stato praticamente impossibile trasferire i soccorsi in tempo reale, in tempo utile per salvare più vite. È il capo della protezione civile che ci ricorda che i primi sono arrivati alle 7 del mattino, ma nelle frazioni prima di 7-8 ore è sempre lui che parla, non Fabio Rampelli, non si è vista un'anima viva. La nostra macchina dei soccorsi, per carità, è stata perfetta, eccezionale e non finiremo mai di ringraziare tutti coloro i quali si sono fatti mille pezzi per portare le proprie braccia, oltre che la propria solidarietà e quindi la propria possibilità di salvare vite umane.
ma in quelle zone si arriva male perché non ci sono strutture di collegamento veloci, non ci sono aeroporti, non ci sono eliporti, non c'è la linea del ferro, non arriva il treno a Rieti. La via Salaria, che è un importante consolare, è in perenne stato di manutenzione e i lavori che finalmente furono decisi qualche anno fa sono stati interrotti per ragioni di carattere amministrativo, per i soliti bisticci, per le accuse varie, ovviamente per le inchieste della magistratura, e quindi c'è stato anche lì un gravissimo problema che si è potuto constatare purtroppo tardivamente rispetto alle difficoltà narrate. C'è stato il problema dei collegamenti. I gestori di telefonia mobile non sono interessati a fare investimenti in comuni di 700, 800, 1000, 3000 abitanti. Qualcuno glielo deve dire, lo deve mettere nella convenzione tra loro e lo Stato, che devono realizzare lì, anche lì, per la tutela della vita. Ecco a che serve la classificazione delle zone. Quanto costa? 0 euro. Ci vuole solo la sensibilità e la concentrazione per sottolinearlo al momento giusto. Perché quando si hanno delle difficoltà e c'è un terremoto che ti cambia la vita, che almeno ci sia l'opportunità di avvisare attraverso una telefonata o un messaggio i propri cari o, meglio ancora, i soccorsi, appunto. Concludo. Gli ospedali non possono essere riclassificati se ricadono in zona sismica. Devono funzionare e devono avere il pronto soccorso e l'emergenza. Devono poter essere pronti in tempo reale a ospitare popolazioni in difficoltà perché colpite dagli eventi sismici. Io mi auguro che il governo voglia raccogliere la nostra richiesta di rettifica della lista dei comuni che sono stati inseriti nella delibera di qualche settimana fa, che si voglia certamente andare sulla strada della rapida ricostruzione, che si vogliano certamente conservare i caratteri stilistici, come dicevo, dei comuni che sono stati distrutti. Onorevole Rampelli, siamo arrivati. Mi auguro, e concludo, che la sospensione dei tributi non sia per un anno, 2 anni o 3 anni, ma che viga fino alla ricostruzione avvenuta. Mi auguro che venga estesa a tutti quei comuni, così come proposto, e a quelle famiglie che vorranno e potranno svolgere attività di ristrutturazione a proprio carico, ma a tasse zero. Questi sono degli obiettivi che si possono facilmente raggiungere. Io mi auguro che tutti i partiti e i gruppi che hanno presentato delle mozioni trovino le condizioni, perché non ci si può dividere sul terremoto, per fare una proposta unica. Io sono disponibile, come firmatario della prima mozione, sono disponibile a un lavoro di sintesi da questo punto di vista. Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Verini, ne ha facoltà. Presidente, io credo che sia una discussione molto importante quella che il Parlamento sta affrontando. I contenuti delle mozioni, a partire da quella naturalmente del mio gruppo, sono contenuti in larga parte condivisibili e io voglio ringraziare non formalmente tutti coloro che ci hanno lavorato, in particolare il nostro Pier Giorgio Carrescia, che con impegno e anche con grande tenacia ha elaborato una proposta di documento davvero efficace. E quella di un mese fa, poco più di un mese fa, è una tragedia che ha ancora sulla pelle di tutti noi provocato e sta continuando a provocare brividi, un dolore ancora vero, una ferita apertissima, drammaticamente aperta.